Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Movimento 5 Stelle, lo strappo di Federico Pizzarotti, Papa Francesco, Gesù accoglierebbe gay e trans, Nobel per la medicina e Shinori Ozumi. Il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, lascia il Movimento 5 Stelle. Sono sempre stato un uomo libero, ha detto, e da uomo libero non posso che uscire da questo movimento, da quello che è diventato oggi. Non siamo cambiati noi, è cambiato il Movimento 5 Stelle. Lo strappo di Pizzarotti vede compatto tutto il gruppo che forma la maggioranza nel municipio a Parma. Gay, teoria del genere, matrimonio e divorzio, viaggi nel 2017, nuovi cardinali, rapporti con la Cina, elezioni in America. Molti gli argomenti toccati da Papa Francesco durante il volo di ritorno da Baku. Bisogna, ha detto il pontefice, accogliere e accompagnare omosessuali e trans. Questo è quello che farebbe Gesù oggi. Il Papa ha poi condannato la teoria gender. Il Nobel per la medicina 2016 è stato assegnato alla giapponese Shinori Ozumi per la scoperta del meccanismo dell'autofagia con cui le cellule riciclano le sostanze di scarto, una delle funzioni alla base di tutte le cellule viventi. L'esistenza di questo meccanismo era stata ipotizzata fin dagli anni 60, ma solo le ricerche condotte negli anni 90 da Shinori Ozumi hanno permesso di comprendere a fondo questo processo. Da venerdì scorso, all'indomani del suo 80° compleanno, Silvio Berlusconi è ricoverato al Columbia University Medical Center di New York per accertamenti medici dopo l'intervento al cuore a cui è stato sottoposto a giugno. L'ex premier oggi ha ottenuto dal GUP di Milano la separazione della sua posizione nell'ambito del processo Ruby-Ter e il rinvio dell'udienza per il solo Berlusconi al 15 dicembre. Kim Kardashian, vittima di una rapina a mano armata nella stanza di un albergo di Parigi, la star è fortemente scossa ma fisicamente incolume. Il marito, il rapper Kanye West, ha interrotto un concerto a New York non appena ha appreso la notizia della rapina. Kardashian si trova nella capitale francese per partecipare alla Paris Fashion Week. Claudio Ranieri parla dell'avvio fra luci e ombre del suo Leicester, protagonista nella scorsa stagione di un clamoroso exploit. Quel che è successo l'anno scorso è stato incredibile, oggi siamo tornati con i piedi per terra, dice Ranieri.